visto che comunque dovreste essere comunque a casa, non si può uscire fuori, stamattina è arrivata anche un po' di neve, non c'era proprio niente di meglio da fare, no? Sono convinta che se siete a lavorare a questo progetto Ok Rimini oggi è anche perché credete nella vostra città e credete nel web e nelle tecnologie e nell'innovazione come possibile driver di sviluppo della vostra città. La vostra città che è un pochino anche la nostra città. Io non sono riminese, ma mi sento riminese, sono riminese d'adozione perché appunto amo Rimini esattamente come la amate voi. Ho visto prima una slide della presentazione, probabilmente di un lavoro che avete affrontato prima, che dice che ciascuno di noi deve far sentire la propria voce, un timbro, una melodia, un tono che per ciascuno di noi è differente. Ecco, voi in questo momento ascoltate il timbro della mia voce. Probabilmente in analogico, il vostro progetto ha bisogno del vostro timbro digitale della voce, ha bisogno della vostra musica digitale e ha bisogno assolutamente che diate voi la vostra impronta, perché la città è prima di tutto i suoi cittadini ed è prima di tutto come i suoi cittadini la vivono. La vivono nella quotidianità, ma la vivono anche in momenti come quello di oggi che ci consentono di fare un passo avanti, no? Siamo in questa situazione già da qualche giorno, da qualche settimana, insomma, sappiamo tutti che non è che domani mattina potremo uscire, no? E che quindi diciamo ancora un pochino rimarremo qui dentro. Questa situazione, se uno apre i giornali, è scritta dappertutto come una situazione emergenziale, effettivamente lo è un'emergenza quella che stiamo vivendo, ma è anche un'opportunità. È una meravigliosa opportunità per costringerci a uscire dalla nostra comfort zone e a mettere in campo delle risorse che certamente abbiamo, a sviluppare, perché no, anche e soprattutto con l'ausilio del digitale. No? Pensate ai vostri insegnanti di scuola, sono stati secondo me più bravi nelle ultime 2 o 3 settimane a imparare a utilizzare degli strumenti. Io sono come loro, non sono una nativa digitale, no? Quindi sono stata più brava nelle ultime 3 settimane a imparare a utilizzare degli strumenti digitali per della didattica innovativa di quello che non avevo fatto negli ultimi anni. Quindi l'esperienza nella situazione emergenziale porta a delle spinte, a delle risorse che è il momento di tirare fuori. I saluti sono efficaci se sono brevi e quindi grazie per la vostra presenza e buona e produttiva giornata a tutti voi.